sabes qué. Yo no entiendo lo que pasa. Sin embargo, sé. Nunca entiendo. Sì, sono fidanzato, però in questo momento vorrei continuare questo che sto facendo. Mi porterà lontano dalla mia famiglia, dai miei amici un'altra volta per tantissimo tempo. E quindi bisogna ragionarci un po' su. Io sono fidanzata con l'arte. Per me è stato uno shock, non ho parlato per 20 minuti, era a bocca aperta. Dopodiché la prima reazione è stata chiamare la mia famiglia, perché ero a Milano, i miei sono di Udine, e ci siamo messi a piangere tutti quanti, era un grande pianto collettivo. Per me invece è stata una sensazione veramente unica, perché far parte di un cast internazionale è una cosa che ti capita una volta nella vita, ed esserci in questo caso dentro, essere su Disney Channel, il canale di Topolino, è un'emozione unica, soprattutto che io lo seguo ancora Disney Channel. Beh, sicuramente tutte e due abbiamo la grandissima passione per la musica, per il canto, siamo cantanti. Abbiamo in comune il fatto che siamo persone molto tranquille, ci piace andare d'accordo con tutti. Sì, mi piace mantenere la pace intorno a me. Il mio personaggio, che si chiama Federico, mi rispecchia moltissimo. Per esempio, per interpretarlo non è stato molto difficile, perché interpreto un po' me stesso. Suona il pianoforte, canta, balla. Quindi veramente sono molto contento di interpretare questo personaggio, che è Ruggero alla fine. Dopo Violetta mi piacerebbe un sacco intraprendere un cammino discografico tutto mio. Ho sempre studiato per tutta la mia vita musica, solfeggio, composizione, tutte queste cosette, e mi piacerebbe sì. Francesca ha messo in primo piano il valore dell'amicizia, e anch'io sinceramente mi sento di dare questo consiglio, cercare di dare il giusto peso alle due cose, vedere qual è la cosa che veramente ti potrebbe stare accanto per tutta la vita. Francesca evidentemente ha pensato che l'amicizia con Violetta era molto più importante, molto più solida che un possibile amore con Tomas, che chi lo sa. Fino ad ora io ho interpretato tutti i personaggi dove sembrano un po' me stesso, e quindi in questo momento mi sento di dire che mi piacerebbe fare un ruolo differente da me stesso, come un cattivo o interpretare un personaggio alla Johnny Depp, un po' Jack Sparrow. Mi piacerebbe tantissimo e spero che un giorno accada. Credo che risponderei la stessa cosa. Francesca è una persona molto tranquilla, timidina, romantica. Mi piacerebbe interpretare un ruolo un po' più forte, una donna decisa, sì, esatto. Il mio numero di telefono è... Bing. Hanno tolto l'audio? Ah no, vabbè, non lo ripeto, Vabbè, ciao. Kate e Laura chiesero alla mamma chi era Bianca Olsen, e lei rispose: vostra sorella, che è stata uccisa brutalmente dal suo ex a 14 anni. L'estate per te è mare, sole, feste, il tempo delle avventure, romantica,